Ci ha insegnato che sorridere è l'unica magia della vita. Lui è Mago D, Don Valerio. Ciao e bentrovato. Ciao a tutti, ciao Paola. Salutiamo anche i tanti che ci stanno seguendo attraverso Padre Pio TV e il nostro caro amato pubblico, soprattutto i ragazzi e i bambini che sono qui. Allora, caro Don Valerio, oggi parliamo della carità. Beh, potremmo dire questa sconosciuta. Un giorno saremo giudicati sulla carità, però sappiamo che una delle caratteristiche, della carità è la segretezza, non sappia la mano destra quello che fa la sinistra. È così, vero? Proprio così, proprio così. In questa puntata e la prossima toccheremo le virtù della fede, della speranza e della carità. Questa puntata, la carità. Hai detto benissimo, una delle caratteristiche di chi fa la carità è di non dirlo a nessuno. Io ho regalato un soldino ai bambini poveri, non dirlo. Gesù ha detto: non sappia la destra quello che fa la sinistra. Perché? Perché la tua carità è segreta, è per questo che è segreta. Ma allora nessuno sa niente di me, nessuno mi mette sul giornale, neanche mi ricorderanno. Non importa, Gesù lo sa e lui ci premierà. Stefano, sei pronto per fare un gioco? Vieni. A te affidiamo questo difficile incarico di spiegare ai ragazzi e ai bambini di Padre Pio TV come si fa la carità. Qui ho due vasetti di metallo, non c'è nessun trucco, vedi il trucco? Non c'è nessun trucco, questo è uguale. Questo una volta conteneva lo zucchero e questo una volta conteneva il caffè. Io qui ho delle monete che adesso metto qui dentro. Ah, scusate, non le ho contate. Dobbiamo prima contare le monete. Sono una, due e una tre, una, due e una tre, tre. Adesso mettiamo tre monete qui dentro e mettiamo tre monete qui dentro. Mettine tre, Stefano, faccio io, una, due e una tre, e poi ne mettiamo altre tre qui dentro, una, due e una tre. E una tre, ecco. Adesso tu sei un bambino di Mantova che vuoi regalare una moneta ai bambini poveri, facciamo della Romania, regala una moneta. Alto là. Ti ho appena spiegato che Gesù ci ha detto di non farci vedere a regalare le monete e tu hai messo dentro la mano, l'hai tirata fuori e la stavi regalando. Stefano, si fa così, senza farci vedere. Guarda. Così. Prova. Bravissimo, bravissimo. L'hai vista passare la moneta? Eppure, guarda, è passata. Ne sono rimaste soltanto due, una e una due, e qui sono diventate quattro. Guarda, vuoto, guarda bene. Una, due, tre e quattro monete. Avete visto? Adesso ne mettiamo quattro qui dentro. Una, due, tre e una quattro, e ne metti due qui dentro. Una e una, due, benissimo. Adesso devi prendere una moneta di queste e regalarla ai bambini poveri senza farti vedere. Prova. Ecco così. L'hai vista passare? No. Però è passata, guarda, ne è rimasta soltanto una, che la mettiamo qui. E qui ne sono diventate, quante sono diventate? Cinque, vediamo un po' se è vero. Una, due, tre, 4 e una 5. Hai visto? Mettiamone adesso 5 qui dentro. Mettile tu, so, dicono che imbroglio. Una, due, tre, 4 e una 5. E qui, che è vuoto, il bussolotto vuoto, mettiamoci dentro l'ultima moneta rimasta. Te ne è rimasta soltanto una. Regalala ai bambini. No, dimmi. No, l'ultima no, fammi così. No, l'ultima. Dai, Stefano, regalamo. No, l'ultima. Dai, convinciti, regala la moneta. Aspettiamo, c'è davvero? Sì che c'è, eh? C'è davvero? La mettiamo dentro così, perfetto. Adesso regalala, prendila. Ma ti ho detto di fare così, tac, tac, tac. Prova, così, tac,
tac, tac, tac. L'hai regalata? Sì. C'è ancora? Guarda, non c'è più. L'hai regalata, è stato bravissimo. Guarda, queste sono diventate? Sei. Sei. Vediamo un po' se è vero. Vuoto, attenzione. 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 6. Metti 6 monete qui dentro. 6 monete qui dentro. 1, 2, 3, 4, 5 e 1, 6. Quante sono queste di forte? 6. Quante ce ne sono qui dentro? 0. Tieni in mano tu lo scatolotto così. Prego questa ragazza qui grande, che ha seguito la lezione, di regalarmi una moneta per i bambini poveri, senza farti vedere. Dammela, ok? Volevo ricordarti che sono poveri, un po' più grossa, butto via questa. Questa moneta è abbastanza grossa per i bambini poveri, solo che, insomma, sono tanto, tanto poveri, la butto via. Una più grossa! Ok, bravissima, questa moneta è bella grossa. Quante erano prima, Stefano? 6. Mettiamo dentro questa bella monetona grossa qui. Ta! L'avete vista passare? No. Eppure, guardate, la moneta è passata. Vediamo un po' di contarle. Attenzione bene, questo è vuoto, le contiamo. Una. Due, tre, quattro, cinque, sei e una, sette. La carità deve essere così, segreta. Don Valerio, è vero che la carità supera gli ostacoli, le barriere, arriva dappertutto, insomma? Eh sì, la carità fatta in modo invisibile, ma con il cuore, come vi ho spiegato prima, è proprio vero che supera gli ostacoli, supera le barriere, arriva dappertutto. Paola, ti ho vista molto attenta prima e adesso, siccome conduci questa rubrica e hai anche la responsabilità di avere invitato nel tuo studio il Mago D, voglio vedere se hai capito come deve essere la carità. Anzitutto invisibile, e questo è molto importante. E poi io ti aiuterò, e aiuterò il pubblico e i bambini qui presenti, a vedere come la carità è capace di superare le barriere e gli ostacoli. Ti ho portato qui un portafoglio invisibile, ok? Eh sì, ecco, lo vedo. Adesso tu lo devi aprire in diretta, davanti a tutti, ecco il portafoglio invisibile, lo apri così, e poi metti dentro la mano e tiri fuori una moneta, 2 euro per i bambini poveri. Fatti vedere dalla regia, perfetto. Ecco qui, ecco, il portafoglio. Apri il portafoglio. Apro il portafoglio. Tira fuori 2 euro. Tiro fuori 2 euro. Eccoli qua, 2 euro, Don Valerio. Te li ho dati. Chiudo. Sì, volevo che vedessero la mia faccia un pochino stranita. Qui, sinceramente, in mano non vedo niente. A furia di far finta, Paola, i bambini muoiono di fame. Tirami fuori davvero dal portafoglio invisibile 2 euro. Ci provo, eh. Ok. Apro il portafoglio, prendo una moneta da 2 euro e me la dai. E la do a Don Valerio. Il quale è sempre più stranito. Io ho soltanto le dita. Paola, è vero che è invisibile la carità, ma bisogna anche tirare fuori 2 euro. Allora, si fa così, si prende il portafoglio invisibile, poi lo si gira per far vedere che è proprio invisibile, lo si apre così, attenzione bene, e poi si va dentro con la mano, è così, e si tirano fuori davvero i 2 euro dal portafoglio invisibile. Altrimenti, a furia di cose invisibili, quei bambini là mi muoiono di fame, ok? Adesso vorrei che tutto il pubblico qui presente desse un'occhiata a questa moneta qui. Riusciamo a inquadrare la moneta? È una moneta da 2 euro. Da 2 euro. La vedete bene? Bene, si vede bene? Temo proprio di no. E così si vede meglio? Ecco, questa si vede meglio evidentemente, però questa non riesco mica a farla sparire. Ora facciamo sparire la moneta e teniamo i 2 euro.
Paola, sono miei i 2 euro e ci tengo tanto che siano miei, te li presto soltanto. Adesso con l'aiuto della camera dobbiamo appoggiarci qui e scrivere sulla moneta la tua firma. Scrivi nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, numero... Vabbè, no, magari va bene anche una sigla. La camera che inquadra la moneta e che inquadra la Paola che sta facendo questa operazione. Vediamo un po'. Ecco. Ok. Hai messo... Nelle mie iniziali, PR. Paola Russo, okay. PR. Bene. Ora prendiamo la moneta della Paola e la nascondiamo sotto questo fularino dorato. Eccolo qua. Tu... Tieni in mano, mi raccomando, la monetina, ok? Tienila sotto, fa vedere bene la camera. Io intanto prendo una scatolina di legno con tanto di elastico per far capire, prego la regia di inquadrare la scatolina, ecco, con tanto di elastico, per insegnarti che se tu lo vuoi, riesci a portare la tua moneta dentro questa scatolina qui. Facciamo magari un campo leggermente più largo, così gli spettatori possono vedere sia la moneta di Paola, sia la scatolina. Questa facciamo che è la barriera. Devi superarla, Paola, e buttare la tua moneta qui dentro. Prendila così e buttala qua dentro. Bravissimo. Perfetto. A me pare che sia ancora che ci qua. Sia ancora. Ripetiamo, ripetiamo, ripetiamo. Così. Bravissima! Signori e signori, mi dispiace, la nostra adorata collega Paola Russo non è capace di mollare la moneta. Le barriere sono per lei un problema. Si fa così. Ecco. Non c'è più la moneta ed è andata qui dentro. Sembrava una barriera insormontabile l'elastico. Invece no, guardate, tolgo l'elastico e c'è una scatolina nera che contiene la sua moneta. La scatola nera, la scatola di legno era un ostacolo? No, guardate, dentro c'è la moneta. Un attimo, perché c'è un'altra scatola, c'è un'altra scatola, chiedo scusa. Ma le barriere alla carità possono essere tante, 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 tante. Ma qui dentro adesso trovate la moneta, guardate, attenzione. Ho aperto la scatola, ma c'è dentro un'altra scatola. E questo, delle volte quando si fa la carità ci sono delle barriere insormontabili, ma la carità arriva. Ecco qua, sentite che si sente la moneta. Pronti? Apriamo l'ultima scatolina, tienimi il campo stretto sulla scatolina, perfetto, grazie al cameraman. Occhio bene qui così, apro la scatolina, tac, e... ce n'è un'altra, accidenti, erano veramente tante, tante le difficoltà. Prendi in mano la scatola tua, Paola, falla vedere bene al cameraman e apri la scatolina con dentro la moneta. Potrebbe essere la tua? Eh sì, direi che è proprio la mia perché è firmata. È firmata, vedi, la carità ha superato tutti gli ostacoli. 4 scatole di legno legate con l'elastico, ma quando uno vuole ci riesce. Ecco, arriva anche riesce, a superare le barriere e gli ostacoli. Abbiamo parlato della carità anche in quest'ultimo gioco, dopo che mi hai coinvolta in quello precedente. Mi sto ancora cervellando per capire come tu abbia fatto, però il segreto, dove non c'è il trucco, no? È il cuore. Quando si fa la carità con il cuore si superano tutte le barriere, si scavalcano gli ostacoli. La carità in denaro che si trasforma in cibo, anche questo è importante. Sì, la carità che noi facciamo si trasforma spesso e volentieri in cibo. Vi ho portato una pentola, è una pentola completamente vuota, perché voi sapete che le pentole, più di qualsiasi altro oggetto, ci richiamano il mangiare. Bene, adesso questa pentola vuota noi la riempiremo con la vostra carità. Metteremo qui dentro una moneta. C'è qui un bambino, il più piccolo di tutti. Vieni, Tommaso. Tommaso, io ti chiedo una cosa. Riesci a darmi 10 euro da mandare ai bambini poveri? Perfetto, dammi, falli vedere bene i 10 euro. Okay. No, così, perfetto, bravo, ecco, mettili, oh, ma sei bravissimo, sei capace anche di capire dritto e rovescio, mettili qui dentro.
Ti faccio una domanda. Li hai rubati alla mamma? No, non li hai rubati alla mamma, sono i tuoi soldini. Bene, hai messo dentro 10 euro qui e adesso noi li portiamo ai bambini poveri. Prendiamo la pentola, chiudiamo la pentola e, attenzione, diciamo, stiamo arrivando con i vostri 10 euro, ma no, ma cosa se ne fanno i 10 euro? Loro hanno fame e allora noi gli diamo dei panini da mangiare. Guardate che belli che sono, questo panino con dentro il prosciutto. Qui c'è un toast anche bellissimo e qui anche abbiamo un panino con dentro il salame, la besciamel. Tutto perché questi bambini qua hanno bisogno di mangiare e la nostra carità si trasforma davvero in cibo. La carità si trasforma in cibo. Anche Gesù, per esprimere il suo grande amore per noi, ha detto: venite a me, voi tutti siete affaticati e oppressi. Poi un giorno ha moltiplicato i pani e i pesci. Io ho moltiplicato dei panini di plastica, altrimenti non sarei riuscito. Ma con la vostra carità si riesce a fare molto, ma molto di più. Grazie. E il messaggio è arrivato forte e chiaro anche oggi. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito, grazie naturalmente a Mago Di, a Don Valerio, e ci diamo appuntamento alla settimana prossima con... Non mangiare, con cosa ci vediamo settimana prossima? Con la virtù della fede e della speranza. A Catechismo Magico su Padre Pio TV. Grazie. Non mancate.